Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Ogni anno molti corridori cambiano squadra, ma lo stesso vale anche per le biciclette. In questo video vi daremo una panoramica di tutte le novità e durante la stagione approfondiremo nel dettaglio ognuna di queste bici. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento perfetto per iscrivervi al canale e godervi il grande ciclismo in nostra compagnia. Âgé d'Auxerre La Mondiale. Come nel 2019, le bici sono le belghe Eddy Merckx. L'azienda del fuoriclasse fiammingo fa parte del gruppo Ridley. La squadra bianca, marrone e azzurra monta il gruppo Shimano, ma la guarnitura e il power meter sono Rotor. Le ruote sono Mavic e gli pneumatici Vredstein. Pedali Look e per finire Selle Physique. Complessivamente una bici dall'aspetto classico. Astana Pro Team. La squadra kazaka cambia fornitore di bici, lascia la Argon 18, che si era classificata in terza posizione nella nostra classifica 2019, e passa la Triestina Wheelier, che personalmente trovo una delle bici con la colorazione più bella di tutto il gruppo, hanno fatto davvero un gran lavoro. La componentistica invece cambia poco, gruppo e power meter sono Shimano, le ruote Corima, gli pneumatici Wolfpack, una piccola azienda tedesca, le selle Prologo e i pedali Look. Bahrain McLaren. Un cambiamento nel nome e anche nel colore, ma non molto altro. La bici infatti continua ad essere una Merida, gruppo e pedali sono Shimano e ora anche il power meter che prende il posto di SRM. La squadra correrà solo con freni a disco quest'anno, contrariamente all'anno scorso quando i corridori potevano scegliere cosa usare. Le ruote sono Vision e le gomme Continental, selle Prologo, manubrio, attacco manubrio e reggisella FSA o Vision in base al modello scelto. I due marchi infatti fanno parte dello stesso gruppo. Bora Hansgrohe. Il team è costruito in gran parte attorno a Peter Sagan e i marchi presenti sono gli stessi del 2019. Specialized fornisce bici, selle, gomme e anche ruote attraverso il brand Roval. Gruppo, pedali e misuratore di potenza sono Shimano e come l'anno scorso verranno usati solo freni a disco. Manubrio e attacco potranno essere sia Pro, che fa parte della famiglia Shimano, che Specialized in base al modello di bici. CCC Team. Nel team polacco sono stati ingaggiati gli italiani Trentin e Masnada e confermati De Marchi e Marezco. Le bici sono ancora Giant che oltre ai telai, tramite il suo brand premium Cadex, fornisce anche ruote, selle, manubri e attacchi manubri. Il gruppo cambio freni, il power meter e i pedali sono Shimano e gli pneumatici Victoria. Cofidis. Ecco la nuova entrata tra le squadre World Tour, il team nel quale sono stati ingaggiati i fratelli Viviani, Consonni e Sabatini. Ma questa non è l'unica nota italiana in questo team francese. Infatti le bici ora sono le Milanesi De Rosa, il gruppo è Campagnolo e le ruote sono Fulcrum, che fanno sempre parte dell'azienda Campagnolo. Il manubrio è FSA o Vision, a seconda del modello, e per finire sono state scelte le Selle Italia. Uniche due note francesi, i pedali Look e le gomme Michelin. The Koenig Quick Step. Lo squadrone belga rispecchia quasi totalmente le bici della Bora. L'unica differenza probabilmente è il nastro Supacaz che non viene usato dal Wolfpack. Quindi bici Specialized, ruote Roval, gruppo, power meter e pedali Shimano e tutto il resto Specialized, a parte il manubrio che su alcuni modelli può essere della Pro. IF Pro Cycling. La squadra statunitense ha fatto parlare di sé l'anno scorso per i colori sgargianti delle divise e quest'anno si è deciso di riproporli anche sulle biciclette che vengono fornite sempre da Cannondale. Il gruppo è Shimano, le ruote e la componentistica sono Vision o FSA nel caso di manubri tradizionali. Le gomme sono Victoria, le selle Prologo, il power meter Power to Max e infine i pedali Speedplay. Groupama FDJ. I bianchi, rossi e blu della Groupama FDJ si apprestano a replicare tutte le scelte del 2019, aggiornando solo i componenti con quelli di quest'anno. Quindi bici Lapierre, gruppo, pedali e ruote sono Shimano, così come misuratori di potenza. Tubolari Continental, selle Prologo e componentistica manubrio Pro.
Israel Startup Nation. Ecco un'altra nuova entrata del 2020. La Israel ha sostituito la Katyusha e ha rivoluzionato la squadra sia a livello di ciclisti che di materiali. Le bici vengono fornite dalla britannica Factor. Ruote, manubri e reggisella sono di Black Ink, che è sempre partner di Factor. Il gruppo è Shimano e i cuscinetti sono Ceramic Speed. Le gomme sono fornite da Maxxis per la prima volta nel World Tour. Poi misuratore di potenza 4i, selle Italia e catene KMC. Nota rilevante per quanto riguarda i pedali, che stranamente possono essere scelti liberamente dai corridori. La maggior parte di loro utilizzano comunque i Look. Un bel mix di brand, insomma. Lotto Soudal. C'è tanta Italia nella scelta dei componenti sulle biciclette dei belgi, che si affidano ai testati affidabili materiali del 2019, quindi biciclette Ridley, gruppe ruote Campagnolo, gomme Vittoria e selle Italia. Dede Elementi fornisce manubri, attacchi e reggisella, e Look i pedali. Anche il misuratore di potenza rimane SRM. Mitchelton Scott. Anche gli australiani della Mitchelton seguono la filosofia della Lotto e non apportano significative modifiche tecniche. Scott continua a fornire le bici, Shimano i gruppi, le ruote, i pedali e i power meter. Syncross, che è un marchio gestito da Scott, fornisce tutti gli altri componenti, quindi manubri, attacchi manubrio, reggisella e selle. L'unico componente esterno a Shimano e Scott sono gli pneumatici forniti da Pirelli, entrata l'anno scorso nel World Tour proprio con questa formazione. Movistar Team. L'ex campione del mondo Valverde e i suoi compagni continuano ad utilizzare bici Canyon, ma con un grosso cambiamento nel montaggio. Dopo 37 anni di partnership, la squadra di Unzue lascia Campagnolo per passare a SRAM. Cambiano quindi anche le ruote, che da Campagnolo diventano Zip, e i power meter, ora prodotti da SRAM, sono i Quark. Continua invece la fornitura di selle da Fizik, di pedali da Look e di pneumatici da Continental. NTT Pro Cycling. Questo è il nuovo nome della Dimension Data, che continuerà ad utilizzare lo stesso equipaggiamento super cool del 2019. Le bici sono BMC, Shimano fornisce gruppo e pedali, ma guarniture e power meter sono di Rotor. Ruote, manubri e attacchi sono di Enve, nota italiana con le gomme Vittoria e le selle Italia. Infine le catene KMC, ovviamente oro. Team Ineos. La squadra, precedentemente conosciuta come Team Sky, utilizza gli stessi materiali degli ultimi anni, bici e componentistica Pinarello, gruppo, power meter e pedali Shimano, ruote, a seconda dei casi, Shimano o Lightweight, selle Fizik e tubolare Continental, squadra che vince non si cambia. Team Jumbo Visma. La squadra rivelazione del 2019 continua ad utilizzare la stessa componentistica anche nel 2020, ad eccezione di un particolare, vediamo se lo indovinate. Bici bianchi, gruppo, power meter, pedali e ruote Shimano, selle Fizik, gomme Vittoria e FSA, che fornisce insieme a Vision manubri e attacchi manubri. Avete capito cosa è cambiato? Il power meter. Team Sunweb. Subito un'altra squadra olandese, il Team Sunweb, che rimane orfana quest'anno del suo leader per le corse a tappe Tom Dumoulin, che ha approdato proprio alla Jumbo Visma. Le bici rimangono Cervelo, così come gruppo, ruote, pedali e power meter vengono sempre forniti da Shimano. Pro fornisce manubri, attacchi e selle, e infine verranno utilizzate gomme Continental. Trek Segafredo. Ovviamente verranno utilizzate le bici Trek e tutta la componentistica Bontrager possibile, visto che fa parte sempre dello stesso gruppo Trek, quindi manubri, attacco manubrio, selle, reggisella e ruote. Si continuerà ad utilizzare SRAM anche nel 2020, che fornirà anche il misuratore Quark, sempre di casa SRAM. Unica novità le gomme, che saranno Pirelli, e i pedali che, sebbene siano Shimano SPD SL, come l'anno scorso, non hanno il nome scritto sopra, i meccanici l'hanno rimosso. UAE Team Emirates. Eccoci infine ad una delle formazioni più tradizionali del gruppo. Il Team UAE Emirates continua ad utilizzare bici col Nago unite al gruppo Campagnolo e a freni tradizionali, che forse cambierà durante la stagione.
Anche le ruote sono campagnolo e il power meter è lo stage, unica squadra ad utilizzarlo. Le selle sono Prologo, i pedali Look e le gomme Vittoria. Queste erano le bici delle squadre World Tour per la stagione 2020. Come abbiamo detto, usciranno delle puntate specifiche per ognuna di queste durante la stagione. Nel frattempo, fateci sapere quale preferite e non dimenticatevi di mettere un like e iscrivervi al canale.